bella ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Questa volta faremo una spedizione per scoprire una nuova zona. Cosa è successo? C'è una spaccatura tra le montagne e si può accedere ad una zona, altrimenti, ragazzi, senza questa spaccatura, inaccessibile. Quindi avviciniamoci a questa zona e vediamo un po' cosa scopriamo. Una nuova ambientazione? Lo Zora Magdaros è passato indisturbato. Non siamo nemmeno riusciti a rallentarlo. Scommetto che c'è qualcosa di molto importante dall'altra parte. Vabbè, questo è ovvio. Sicuramente avremo la possibilità di scoprire un'altra parte della mappa. Ah, perché non ci diamo una mossa? Gigantesco. Pensa a te. Visto? Quando un drago anziano si infuria può succedere di tutto. Ma quanta strada dobbiamo fare? Aspettami! Beh, ragazzi, comunque la traversata degli anziani è una cosa abbastanza seria, perché... Dobbiamo fare attenzione a non cadere. Certo, non dobbiamo cadere. I classici mostri sono una cosa, i draghi anziani sono un'altra. E i draghi anziani sono veramente qualcosa allora, ci stiamo avvicinando. Di clamoroso, ragazzi. E penso proprio che anche il Nergigante ne faccia parte. Ci siamo, eh? Dove vai? Wow. Che cosa? Altipiani corallini. Mi aspettavo tutt'altro, ragazzi. Mi aspettavo tutt'altro. Fa freddo qua. Vediamo chi arriva prima. Un cambiamento di clima incredibile. Mi sta veramente stupendo sempre di più il gioco. Il fatto che io non sappia cosa c'è davanti Andiamo, è perfetto per me. Parte. Ascolto, ho visto una cosa brutta però, non andare. Merda. Lo sapevo. Stai ferma. Certo che forse questa non è la spada azzeccata. Forse il danno da acqua. Che cos'è? Ma che... Che... Chi? Non è bello. Non è bello. E questo chi è? Ma chi è? Ma dove siamo finiti? Base di ricerca? Base di ricerca? Ma che posto è? Mi senti? Non so dove siamo. Nemmeno io. Comandante della terza. Ciao. Vi siete svegliati. Avete fatto una brutta caduta, ricordate? Una nostra cara amica vi ha trovati mentre schiacciavate un pisolino nella valle e vi ha portato qui. Complimenti, avete trovato la terza flotta. Io sono la loro leader, ammesso che significhi ancora qualcosa. Questa è la nostra base di ricerca. Tu di che flotta fai parte? E come hai fatto ad arrivare qui? Cos'è accaduto nel Gran Dirupo? Capisco. Lo Zora Magdaros è stato l'ultimo drago a compiere la traversata e ha aperto una breccia nel Gran Dirupo quando avete provato a catturarlo. Chissà, forse dopo tutto questo tempo avremo la possibilità di completare la nostra missione. Ammetto di essere entusiasta. D'accordo, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo trovare le tracce dello Zora Magdaros. Una spedizione sugli altipiani corallini potrebbe rivelarsi fruttuosa, non credi? È così che chiamiamo la zona limitofa. Limitofa? Il motivo è piuttosto ovvio. Una spedizione scrupolosa potrebbe aiutarci a comprendere i segreti di questi altipiani. È una buona idea, che ne dici? Ma certo che è una buona idea, è una mia idea. Adesso vai, svelto. Ma vai dove? Trovo che sarebbe una buona
idea organizzare una cauta spedizione sugli altipiani corallini. Certo, bravissima, no? Tanto ci devo andare io. Siamo ancora... Lei è... Adesso in questa zona lei è banco delle missioni. Comandante della terza. Vediamo un po'. Shack è lì sotto, quindi questi credo che siano gli alloggi. Alchimista. Vediamo l'alchimista cosa ha da dirci. Ehi, tu! Che ne dici di provare questo? È un amuleto, è l'oggetto di tutte le mie ricerche. Sono sicura che migliorerà un'abilità del tuo equipaggiamento o ne aggiungerà di nuove. Che aspetti? Equipaggialo. Approfittando della sosta forzata sugli altipiani corallini, ho studiato le tecniche di fusione degli antichi wyverniani. È stato un processo lungo e faticoso, ma infine sono riuscito a creare questo amuleto unico. Per anni ho atteso un cacciatore che potesse provarlo sul campo. Riempilo d'amore anche da parte mia, intesi? Abbiamo un amuleto della difesa. Gli amuleti sono pezzi di equipaggiamento che attivano delle abilità. È possibile equipaggiarne solo uno per volta. Gli amuleti possono essere creati selezionando forgia, equipaggiamento, dal fabbro. Alcuni possono essere migliorati con migliore equipaggiamento, incrementando gli effetti delle abilità. Questa è una cosa spettacolare, ragazzi. Perché se un amuleto può portarci il doppio della difesa, diventa veramente qualcosa di devastante, ad esempio. Togliamolo. Difesa fisica 81. Mettiamolo. Difesa fisica 86. Porca miseria. Porca miseria. C'ha un più 5 praticamente. Che può essere migliorabile alla forgia praticamente. Allora ragazzi, adesso dobbiamo fare una spedizione in questa zona. Guardate che bella. Gli altipiani corallini. Dobbiamo avvistare un nuovo mostro che si chiama Tsitsiyaku. E poi cercare il luogo dell'accampamento. Non sarà facile, cercheremo di fare più giri possibili. E intanto a questo punto, che facciamo? Ci buttiamo giù in questo mondo splendido? E poi qui, ragazzi, ovviamente si trovano cose nuove. Non avendo ancora avvistato il mostro, non sappiamo che cos'è. Attenzione. Che cavolo sono questi? Cosa sono? E questo? Attenzione. Ma... che cosa? Oh cavolo. È lo Tsitsiyaku. È proprio lui. Oh. Ma sei pazzo? Vieni qua, ti spacco in due, ti spacco già. L'hai voluto tu, io niente volevo farti e tu invece hai detto no, ora vi apro col mio lampo accecante. Aia, leva però, eh. Toglie di vita. Scemo non è e usa bene anche la coda. Perfetto. Sono molto fiero, è agilissimo. Sono molto fiero di averti attaccato, guarda. Una felicità assurda proprio. Non credo che funzioni Shack, perché è lui che lo fa di solito. E infatti non funziona contro di lui. Ma lo fa lui, ma io non sono stato davanti. Ah, non ero davanti, brother. Ti è piaciuta questa? Pensavi. Ok, dai ragazzi, legniamolo bene. Continuiamo a spostarci nel momento giusto e vedrete che faremo una bella sfida. Lama spirito, ora. Ah! No, 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 dietro, dietro. Perfetto, perfetto. Quando fa così bisogna stargli dietro, ragazzi, non ce n'è. Credo che si stia già indebolendo, non vorrei dire una cagata, ma... Porca miseria, credo che abbiamo un'arma importante. Non credo che l'attacco, il danno ad acqua possa servire contro di lui o che comunque gli faccia del male, ma effettivamente abbiamo la possibilità di spaccargli ste cacchio di cose prima o poi, perché potrebbe essere veramente devastante continuare a colpirlo in testa in modo da rompergliele. Niente, ancora non gliel'abbiamo rotte. No, l'ho mancato. Devo stare attento perché non mi sto guarendo e mai sottovalutare il mostro in nessun caso. Neanche quando si sta per vincere. E quindi sarebbe meglio guarire adesso il nostro personaggio. Altra legnata in testa, anche se non è sembrato, era proprio in testa. È fermo! Devo puntare la testa, ragazzi, non ce n'è. Aspetta che mi ripiglio un attimo. Testa. 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 No. Ah, pure dal davanti fa la zampata, ragazzi, eh. Non è per niente pirla. Ora sta facendo il suo lampo.
Non ho capito cosa è successo, io volevo solo una pozione. Ok, presa. Almeno una, dai. Cosa stai facendo? Ok, attenzione ragazzi, concentrazione, sta facendo quella cacchio di cosa, giriamoci. No! Ah, ok, deve prendere... Devo stare nella... Ah, mi ha tirato una sberla Shaq. Importantissimo Shaq, bravo, bravo veramente. Stavolta non mi hai preso. Niente, bisogna spaccargliele ragazzi, bisogna spaccargliele, non ce l'è. Dove va? Kote, via! Venga la guaritore. Ed è anche veloce, eh. È anche veloce. No! Dove scappa? Che cos'è? Ma cosa sta succedendo? Via. Dove è andato? Non può scapparmi. Cosa sta succedendo? È stato stunnato questo qui dall'altro. Ma che cos'è? Un pipistrello nudo. Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Non puoi scappare. Non puoi scappare. E tu vorresti veramente dormire qui? Bam! Dai, ragazzi, dai, diamogliele che è l'ultima. Dai, diamogliele che è l'ultima. Me lo sento. Dai. Dai! Boom, boom, boom. Ti ha fatto malissimo. Questa non puoi dire niente, dai. Dai, dai, ragazzi, dai che ce lo portiamo a casa. È arrivato il momento di portarcelo a casa. Si è incastrato in questa sorta di pianta melmosa. Un corallo, tipo. Una sorta di anemone. No, 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 non puoi scappare, amico. Forse non ci siamo capiti. Non ho capito ancora che cos'era quel pipistrello nudo. Paffutello. Allora, dove sarà mai andato? Di qua. Ma sta dormendo, sul serio? Bene. Molto bene. Allora. Testa. No, gliela rompo sta testa. No, basta. Ti spacco sta testaccia che ti tieni, porca miseria. No. Quante ce ne vuoi? Ma secondo voi si può spaccare? Cioè, gli si possono spaccare le corna? Perché c'ho sta sensazione che non... Cioè, gliene ho date parecchie, eh. A meno che non debba usare il martello mentre lui usa... Gliel'ho rotte! Gliel'ho rotte, ragazzi, si vede, non le può più usare, dai. Si vede adesso. Mamma mia, quante gliene stiamo dando e quanto lui sta resistendo a tutto questo. È arrabbiato in questo momento, però. Preferisco usare una pozione perché non si sa mai. Non conosco ancora le sue mosse in Berserk. Non puoi più usarle, avevamo detto. Ma le avevo rotte. Forse nonostante il fatto di spezzargliele non è cambiato nulla praticamente. Niente ragazzi, è di una prepotenza inaudita. Cioè nel senso adesso è in Berserk ed è veramente qualcosa di clamoroso quando fa così. Non riesce ad usarle comunque ragazzi, eh. Ho visto che adesso ha fatto fatica. Ma come ha fatto a colpirmi ragazzi? Questo mi sta arando comunque. Io non me ne sono accorto, ma guardate la mia vita. Che cosa? Che cosa? No, 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 no. No, 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 no. Se ti serve aiuto, usa il razzo S. Ma che aiuto è aiuto? Questo perché, ragazzi, per l'ennesima volta il motivo è perché... Troppa foga, troppa voglia di finire, troppa voglia di disintegrarlo subito. E questo non ci aiuta. Raccogliamo l'insetto lampo, che non si sa mai. E poi ancora. Adesso lui sta recuperando un po' di energie, ma noi dobbiamo approfittarne per ararlo. C'è un residuo? Di... Ok, preso. Dov'è l'ostrica?
Basta, 50, 50, 12. Basta. È andato. È andato. Sì. Meno male, oh ragazzi, meno male. Io direi che adesso ci serve soltanto da capire la zona dell'accampamento, quindi dovrò girare per tutta la mappa in cerca dell'accampamento, ok? Ci sarà un attimo da pazientare. Guardate che zone, troppo spettacolo sta zona. Speriamo di trovare dei materiali diversi dal solito, no? Sempre cristallo corallino invece. Probabilmente appunto perché siamo nella zona, diciamo, piena di coralli e abbiamo trovato un cristallo proprio che ha a che fare con i coralli, quindi... È una bella scoperta questa, potrebbe veramente aprirci strade importanti poi nella forgiatura. Ok. Potremmo accamparci qui. Sì. Chiediamo ai grandi capi. Sembra che la base di ricerca abbia un nuovo ospite. Torniamo a controllare? E a fare scorta di spuntini, magari? Sì. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è tornare all'accampamento precedente e poi tornare alla base. Vedo che sei di ritorno a mani vuote. Sono molto delusa. Come mani vuote? Ad ogni modo hai un ospite. Ah, guarda chi si vede. I miei instancabili pupilli. La comandante della terza mi ha riferito che ha effettuato una spedizione sugli altipiani corallini, sulle tracce dello Zora Magdaros. Inoltre mi ha parlato della valle putrefatta, che si apre nelle profondità sottostanti. Mi è venuta in mente un'idea. Se vogliamo entrare nella valle dovremo trovare il modo di calarci al suo interno. Ho così proposto di riparare la base. Nello specifico vorrei dotarla di palloni aerostatici per convertirla in un'aeronave. Abbiamo già avuto il pieno appoggio dal comandante. Avete la mia completa approvazione. Dall'alto potremo osservare la valle putrefatta senza problemi e magari individuare le tracce dello Zora Magdaros. L'ingegnere aeronavale si è offerto di supervisionare la costruzione dell'aeronave. Dobbiamo solo procurargli i materiali. Gli eruditi sostengono che i materiali ricavati da un mostro chiamato Paolumu siano perfetti allo scopo. Paolumu. Vorrei che ti occupassi della caccia al Paolumu, così io avrò tempo di dedicarmi alla ricerca dei materiali secondari, d'accordo? Ah, prendi anche questo, il vecchio mi ha chiesto di consegnartelo. È uno strumento dedicato, ricavato usando i materiali dei mostri della zona. Avevano una manciata di campioni biologici ad Astera e hanno deciso di sfruttarli. Il vecchio si augura che il nuovo equipaggiamento possa esserti utile. Ne farai buon uso, ne sono certo. Bene, ora mettiamoci al lavoro e buona fortuna. Ho la netta sensazione che il mantello aliante... Ah, per volare, che figata! Incredibile! Ok, stavo dicendo, ragazzi, molto probabilmente è il pipistrello rosa il mostro che dobbiamo affrontare, che ci hanno richiesto di affrontare, il Paolumu o qualcosa del genere. Quindi se io vado, ovviamente, dall'assistente Fantastico. Nel banco missioni, mi ritrovo le prossime missioni dove, incarichi... Spicca il volo, Paolumu, ok? Ogni volta sbaglio sto nome, Paolumu, ok? Ed è proprio lui, ragazzi, quindi prepariamoci perché sarà una caccia tosta. Sarà una caccia tosta. Ci vediamo nel prossimo episodio. Continuate a commentare, continuate a mettere i vostri pareri, continuate a parlare del gioco perché è veramente una figata. Non credo di poter trovare una forgia qui in giro per farvi vedere l'armatura dello Tsitsiyaku, però sicuramente cercherò di capire come funziona il tutto, anche se posso passare da una base all'altra, eccetera eccetera. Quindi già nel prossimo video vedremo molte più cose. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo allora. Bella!